Un corso di tecnologia dell'informazione per giovani affetti da autismo ha preso il via nelle aule del Polo Formativo Universitario Lodigiano di via San Bassiano a Lodi. Gestito da Specialistern, organizzazione no profit danese, e sostenuto dalle fondazioni Danelli, Clerici, Banca Popolare di Lodi, col patrocinio del Comune. Consentirà di acquisire le nozioni base per poi tentare l'avventura nel lavoro a partire dalla Zucchetti, l'azienda lodigiana leader nel settore. Francesco Chiodaroli della Fondazione Danelli. Cari ragazzi, siete il nostro orgoglio. Un anno fa la Fondazione Danelli, che questa fondazione Diego la conosce bene e vi può spiegare cos'è, ha avuto un po' questa intuizione di dire un titolo di studio vero per un lavoro vero. E in questo la Fondazione ha trovato in Specialisterne un partner che aveva tutta la tecnologia già sviluppata in 14 paesi del mondo per garantire dei risultati concreti, cioè non solo un percorso di studio e uno stage, ma poi davvero l'inserimento nel mondo del lavoro. E la Fondazione ha fatto un investimento anche in questo posto molto bello, che vedrete oggi pomeriggio, che è questa cascina, dove poter completare, ecco, il percorso di apprendimento lavorativo anche con un percorso vostro di amicizia e di crescita personale delle competenze che servono oltre a quelle prettamente informatiche. L'abbiamo voluto sviluppare qua nel Lodigiano, dove è una terra in cui ci si parla, si fa della rete, e quindi oltre alla sede di Milano, che è stata fatta presso Specialisterne, punto di appoggio qua nella nostra città, dove abbiamo avuto una serie di aiuti di rete davvero incredibili. La prima che ti voglio ringraziare per la straordinarietà è quella del gruppo Zucchetti, che si connatura fin dall'origine, dal fondatore Mino, per l'innovazione. Ecco, allora, innovare non solo i prodotti, ma anche i processi produttivi e anche la valorizzazione delle singole persone è una cosa bellissima, e Zucchetti si è resa disponibile, nonostante ovviamente le cose nuove creino delle necessità di riprogettare e anche delle fatiche che non devono essere nascoste, però voglio ringraziare Cristina di aver creduto, di credere in questa grande sfida. Così come voglio ringraziare subito il Polo Universitario Lodigiano, perché quando abbiamo deciso di connaturarsi come IFTS per darvi un titolo di studio che è valido in tutta Italia, quindi non uno stage, un master, qualcosa che dà un pezzo di carta ma che è un po' fine a se stesso. No, questo titolo di studio è valido su tutto il suolo italiano, quindi ha una grande importanza. Ecco, avevamo bisogno di un appoggio universitario, oltre che della Fondazione Clerici, e il preside Sancilio, sempre pronto a stare sull'innovazione anche didattica, ci ha dato la sua disponibilità. Qui siamo ospiti di questo centro bellissimo, disegnato da Renzo Piano, che è diciamo, l'headquarter della divisione della Banca Popolare di Lodi, che ha una sua fondazione, e questa fondazione ha un demiurgo e da sempre porta luce nei progetti territoriali, che è Duccio Castellotti, che noi vogliamo ringraziare. E abbiamo anche il sindaco, perché questo progetto voi siete importanti, voi state aprendo una pista e quindi fate una cosa importante per il vostro futuro, ma anche per chi dopo di voi potrà usufruire di questa esperienza che apre una strada. E quindi propongo un applauso a tutti voi che avete deciso di partecipare a questo progetto. Presenti alla giornata inaugurale del corso, il primo a livello nazionale per giovani con problemi dello spettro autistico, oltre a Corrado Sancilio, padrone di casa, Cristina Zucchetti, titolare dell'omonima azienda, Duccio Castellotti della Fondazione Banca Popolare e Andrea Furegato, sindaco della città. È un primo corso al quale contiamo di farne seguire altri, ha assicurato Corrado Sancilio.
ed ora tutti al lavoro per dar seguito ad un'esperienza più unica che rara nel nostro paese.